giovanissimi, grande partecipazione per la campagna vaccinale a ingresso libero. Liti e furti nel weekend di Ferragosto, numerosi gli interventi delle forze dell'ordine. Investe un uomo sul marciapiede e scappa, individuata giovane donna pirata della strada. Ruba motorino fuori da un supermercato, identificato giovane pregiudicato. In arrivo oltre 4 milioni di euro per l'edilizia scolastica in provincia, 3 gli interventi. Mercato invernale di Cinquale, 20 posteggi per incrementare l'offerta commerciale. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Sono 396 nuovi casi di positività da Covid-19 in regione Toscana e nelle Apuane da martedì 10 a lunedì 16 agosto sono stati registrati 137 nuovi casi, mentre in Lunigiana sono 62. Si è inoltre registrato un decesso di una donna di 87 anni nell'ambito territoriale di Massa Carrara. I ricoverati all'ospedale delle Apuane sono 14, di cui 4 in terapia intensiva. Passiamo adesso alle vaccinazioni per la grande partecipazione per la campagna vaccinale ad accesso libero dei giovanissimi. Nell'azienda USL Toscana Nord-Ovest sono state eseguite ieri ben 439 somministrazioni. Ascoltiamo insieme tutti i particolari in questo primo servizio a cura di Alice Spadoni. È iniziata con grande partecipazione in Toscana la campagna vaccinale d'accesso libero di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Nella giornata di ieri, la prima senza necessità di prenotazione per questa fascia d'età, sono stati numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono presentati agli hub delle ASL toscane. Le dosi somministrate ai giovani di questa fascia d'età sono state 1.358, nello specifico nell'ASL Toscana Nord-Ovest sono state 439. I numeri che ci giungono dagli hub delle ASL continuano a testimoniare un'adesione di massa da parte dei più giovani, ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. È un bellissimo segnale per la ripartenza della nostra regione di fiducia nel futuro. Questa grande partecipazione consentirà un avvio dell'anno scolastico in presenza e con un livello di sicurezza generale più alto. Anche nei prossimi giorni i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni potranno recarsi agli hub di riferimento territoriale per richiedere la somministrazione della prima dose di vaccino. I minori interessati dovranno presentarsi a uno qualsiasi dei centri vaccinali aziendali secondo i consueti orari di apertura con documento d'identità e tessera sanitaria, accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo con deloga o autocertificazione nell'impossibilità per il secondo genitore di essere presente, come da nuovo modulo legionale disponibile sul portale di prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid-19 prenotavaccino.sanita.toscana.it. Liti e furti nel caldo weekend di Ferragosto a Massa. Numerosi gli interventi di polizia e carabinieri, aumentati anche i controlli grazie ai rinforzi arrivati dal Nucleo Prevenzione Criminale di Firenze. Numerosi interventi delle forze dell'ordine durante il caldo weekend di Ferragosto, sul litorale massese, folle di turisti e giovani che hanno portato numerosi disagi. L'episodio più grave si è verificato nella pineta di Partaccia, dove durante una lite sono partite delle coltellate e un linciaggio è stato sfiorato. La lite sembrerebbe essere scoppiata per motivi futili tra un italiano e uno straniero che a un certo punto ha estratto un coltello. Durante la lite sono accorse inoltre altre persone e mentre l'aggressore si dileguava, il giovane italiano è stato circondato. L'intervento della polizia è stato rapido ed ha evitato che la situazione degenerasse. Il giovane ferito è stato dunque portato al pronto soccorso, dove poi ha rifiutato le cure. Ma non è finita qua, sono state presenti lite scazzottate anche in spiaggia. Gli agenti sono dovuti intervenire in uno stabilimento di Marina di Massa per separare due padri che stavano venendo alle mani dopo litigio tra i rispettivi figli adolescenti.
Durante le notti del weekend di Ferragosto sono inoltre stati rafforzati anche i controlli, rinforzi arrivati anche dal Nucleo Prevenzione Crimine di Firenze, che hanno vigilato su tutto il litorale, da Cinquale fino a Marina di Carrara. Numerose proteste anche nel centro storico, come in via Cairoli, per i rumori eccessivi dei gruppi di giovani. Diversi anche i piccoli atti vandalici a danno degli stabilimenti balneari e del decoro urbano. Il weekend di festa è stata però anche una buona occasione per i ladri, che approfittando dell'assenza da casa di molte famiglie, si sono introdotti in diverse abitazioni facendo razzia di gioielli e di denaro. E nella giornata di ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Aulla sono intervenuti verso le 17.30 in soccorso di un escursionista che si era trovato in serie difficoltà nei pressi del passo del Compione a causa del maltempo e della scarsa visibilità in zona. Ad aggravare la situazione ha inoltre contribuito in modo importante la mancanza di attrezzatura e l'abbigliamento non adeguato. Dopo averlo rintracciato attraverso la posizione del GPS e del cellulare, la squadra di Aulla si è portata con i mezzi fino al rifugio Tornini per poi proseguire a piedi verso il passo di Compione. Nel frattempo è intervenuto anche l'elicottero Drago 143, che però era impossibilitato ad individuare l'escursionista a causa della scarsissima visibilità in quota. L'uomo è stato poi raggiunto dalla squadra di terra e ricondotto in sicurezza al proprio mezzo verso le ore 20. Ci spostiamo adesso a Carrara. Gianni Musetti di Forza Italia si è espresso in merito alle ronde in Borghese. Ieri infatti si è svolta la seconda giornata di pattugliamento delle zone della Movida e delle aree a rischio. Prosegue il nostro impegno per la sicurezza in sostegno alle forze dell'ordine, ai nostri commercianti e residenti, si legge in una nota di Musetti. Mentre monitoravamo le aree abbiamo incontrato il piacere e con piacere tutti i commercianti della zona, ricevendo stima e sostegno per la volontà di sensibilizzare con il nostro intervento in prima persona il comune e le istituzioni. Musetti ha inoltre dichiarato che è stata scritta una lettera al Ministero degli Interni per richiedere l'aumento del numero degli agenti del Comune di Carrara sotto organico di almeno 30 persone. È stata individuata e denunciata la giovane donna pirata della strada che nella notte tra venerdì e sabato ha investito un uomo fermo sul marciapiede davanti alla discoteca Beach. L'ipotesi di reato è omissione di soccorso e fuga. La cronaca a cura di Alice Spaduni. Individuata la pirata della strada che nella notte tra venerdì e sabato aveva investito con la sua auto un giovane fermo sul marciapiede davanti alla discoteca Beach al Cinquale. Si tratta di una giovane donna di 25-30 anni di Firenze che era venuta al mare in vacanza. Il giovane fermo sul marciapiede è stato dunque investito dall'auto sportiva della donna che andava ad una velocità sostenuta. La giovane, invece di fermarsi e chiedere aiuto, è scappata, sperando che nel buio nessuno l'avesse vista. L'uomo investito però non era da solo davanti al beach, con lui anche alcune coppie e un gruppetto di amici, che successivamente hanno fornito ai carabinieri le indicazioni utili come il colore dell'auto e la targa. Così è scattata la caccia al pirata della strada. I carabinieri sono poi riusciti, grazie ai dati, a risalire al proprietario del mezzo. Per questo la donna è stata subito fermata. Inizialmente la giovane avrebbe negato, per poi ammettere le sue responsabilità. Dopo essere stata identificata dai carabinieri, la giovane donna è stata denunciata. L'ipotesi di reato è omissione di soccorso e fuga. Per legge, infatti, chi scappa dopo aver provocato un sinistro con danni alle persone rischia il carcere per avere eluso l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza ai feriti. L'uomo investito, fortunatamente, non ha riportato nessuna ferita grave. Ruba un motorino ad una coppia massese fuori dal supermercato Esselunga di Viale Roma a Massa. Identificato dai carabinieri, il giovane pregiudicato. Vediamo.
è stato identificato il giovane pregiudicato che venerdì scorso aveva rubato un motorino ad una coppia di massesi mentre erano all'interno del supermercato S. Lunga di Viale Roma a Massa. I carabinieri della sezione operativa del comando compagnia di Massa hanno dunque individuato il colpevole e recuperato la refurtiva. Il fatto è accaduto venerdì, quando il giovane pregiudicato massese, favorito la presenza di numerose persone che si erano recate per effettuare la spesa al centro commerciale di Viale Roma in vista delle vicine festività di Ferragosto e approfittando della momentanea assenza dei proprietari che erano appena entrati nel supermercato, aveva rubato dal parcheggio un motociclo con diversi effetti personali a bordo. Le conseguenti indagini attivate a seguito della denuncia sporta dei proprietari, nonché il riscontro ottenuto dalle immagini dei filmati degli impianti di videosorveglianza installati presso la struttura, hanno permesso di far convergere immediatamente i sospetti sul giovane locale, che la mattinata successiva è stato rintracciato dal personale dei carabinieri proprio mentre era alla guida del ciclomotore rubato. Il ragazzo è stato dunque deferito in stato di libertà, poiché è responsabile del reato di furto aggravato, mentre il ciclomotore, dopo gli accertamenti di rito e il consenso della competente autorità giudiziaria, è stato restituito nella giornata di oggi ai legittimi proprietari. Luana Mencarelli, consigliera comunale di Massa del Movimento 5 Stelle, è tornata a parlare della discarica ex Cava Fornace. Nell'agosto del 2018 il sindaco di Massa, Francesco Persiani, era stato impegnato con l'approvazione della risoluzione presentata dal Movimento 5 Stelle a chiedere la sospensione dell'attività della discarica ex Cava Fornace. Ma come spiega la Mencarelli, i gestori non hanno ottemperato nel tempo alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale. Da quel tempo in verità non ho mai saputo o letto un minimo impegno ad onorare tale posizione, si legge in una nota della consigliera, di un qualsiasi sostegno come comune confinante geograficamente alle battaglie dei comuni interessati da tale sito, ma neppure la minima solidarietà per le mancate risposte da parte della regione. Visto che il sindaco Persiani avrebbe la facoltà di esprimere un parere negativo, conclude la Mencarelli, saremo tutti curiosi di sapere come si è dichiarato in merito e se ancora non l'ha fatto, dato il lungo tempo già intercorso, che si premuri urgentemente di comunicarci le sue intenzioni. Oltre 4 milioni di euro in arrivo dal Ministero in provincia per l'edilizia scolastica. Saranno 3 le scuole interessate, il liceo Rossi di Massa, il liceo Da Vinci di Villafranca in Lunigiana e il liceo classico di Aulla. Sentiamo insieme i dettagli. In arrivo dal Ministero un finanziamento di oltre 4.400.000 euro per l'edilizia scolastica a disposizione della provincia di Massa Carrara. Il Ministro dell'Istruzione ha infatti firmato la scorsa settimana il decreto con il quale ha messo a disposizione del territorio 4.436.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, ma anche di nuova costruzione e messa in sicurezza. Sono 3 gli edifici scolastici che la provincia aveva avanzato come candidature e che ora riceveranno il finanziamento. Per quanto riguarda il liceo Rossi, si tratta di un finanziamento di 2.785.000 euro per l'adeguamento sismico dell'istituto, della palestra, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento impianti. Per il liceo Da Vinci, invece, il finanziamento è di 1.200.000 euro per la realizzazione di nuovi spazi didattici all'interno della struttura antisismica esistente. 450.970 euro invece serviranno per la manutenzione straordinaria e rifacimento della copertura con intervento strutturale del liceo classico di Aulla. Il decreto ministeriale, oltre ad autorizzare gli enti ad avviare le procedure di gara, ha fissato anche il termine entro il quale devono essere affidati i lavori, che per le gare di importo sotto la soglia comunitaria è fissato al 31 agosto 2022. Partirà da settembre il mercato invernale di Cinquale, che nel 2022 durerà fino a quasi a luglio. 20 i posteggi per incrementare l'offerta commerciale e migliorarla nei mesi invernali. Al via il mercato invernale di Cinquale, che il prossimo anno durerà un po' di più.
Dal 23 settembre prossimo fino al 16 giugno del 2022, infatti, è stata approvata una nuova sperimentazione con 20 posteggi in via Gramsci, nel tratto di via del Freo e via Giulio Cesare. Come ha spiegato l'assessore all'urbanistica e al commercio, Eleonora Petracci, si tratta di un percorso già avviato lo scorso anno, ma che la pandemia da Covid-19 ha sicuramente destabilizzato. L'obiettivo è quello di incrementare l'offerta commerciale e migliorarla anche nei mesi invernali, aumentando in questo modo i servizi per i residenti. La speranza è anche quella di costruire un'attrazione per gli abitanti dei comuni limitrofi in un periodo come quello invernale, in cui ovviamente abbiamo un calo di turisti e frequentatori della costa, ha spiegato la Petracci. Non solo, questa sperimentazione rappresenta un'opportunità di lavoro in più per un intero settore. 5 saranno i posteggi per il settore alimentare, ovvero un posteggio per formaggi e salumi, un posteggio gastronomia e rosticceria, uno frutta e verdura, uno per i prodotti ittici e uno dedicato ai dolciumi. 12 invece per il settore non alimentare, uno riservato a un produttore agricolo, uno all'imprenditoria giovanile e infine uno riservato a portatori di handicap. Sempre grazie al decreto sostegni, ha concluso l'assessore, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico come bar, ristoranti, pizzerie e i titolari di concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati dal pagamento del canone unico patrimoniale e del canone mercatale. Nel parco della Villa Rinchiosta, proprio accanto al museo dedicato a Gigi Guadagnucci, prenderà vita sabato 21 agosto alle 21:30 la lettura teatrale di Elisabetta Salvatori, inserita all'interno del palinsesto Palcoscenici Stellati. Il racconto narra la vita dello scultore apuano dalla nascita, dopo l'inizio della Grande Guerra a Massa Carrara, nella Terra del Marmo, fino alla morte a 98 anni avvenuta poco prima dell'apertura del museo che la città aveva già deciso di dedicargli. I biglietti possono essere prenotati compilando il modulo online su palcoscenicistellati.comune.massa.ms.it, scrivendo una mail all'indirizzo eventi@comune.massa.ms.it o telefonando al numero 349 55 49 536, dalle ore 12:30 alle 15:30 fino alle 18:30. Saranno obbligatori il Green Pass e un documento d'identità. Continua il cinema alla spiaggia Green Beach di Cinquale con Io l'altro, la rassegna cinematografica d'autore gratuita promossa dal Comune di Montignoso con la direzione artistica di Francesco Menconi. Domani sera verrà trasmesso alle 21:15 la pellicola Figli di Giuseppe Bonito del 2020 con Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea. I posti disponibili saranno 80 per garantire il rispetto delle norme anti-Covid-19 e sarà possibile entrare solo con il Green Pass. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per lasciare spazio alla pubblicità. Tra poco. Tutto gare rent. Noleggio di auto, furgoni, minibus e 9 posti per ogni esigenza del cliente, anche a GPL e con gancio di traino. Servizio operativo con telefono dedicato 333-3228-838. Attivo 24 ore. Tutto gare rent. A Massa, in via Aurelia, nei pressi della rotatoria di via Olivetti. We'll be right back.
fare prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. La staffetta del gruppo Pellegrini, partito da Canterbury lo scorso 16 giugno, che sta percorrendo la via Francigena, sta per raggiungere la Toscana, in particolare di Pontremoli. Domani alle 7.30 è infatti prevista la partenza dal Passo della Cisa per proseguire quel tracciato lungo ben 3.200 km della via Francigena, che terminerà a Roma il prossimo 10 settembre, per proseguire poi per Santa Maria di Leuca, dove è previsto l'arrivo il 18 ottobre, dove aver percorso 5 nazioni, 148 tappe, 16 regioni e 637 comuni. Chiunque lo voglia potrà unirsi alla camminata che dal Passo della Cisa appunto si svilupperà con partenza alle ore 7.30 fino a Pontremoli, prima tappa toscana dei pellegrini che hanno deciso di ripercorrere l'intero tracciato. Vediamo adesso insieme chi sono i festeggiati di questa sera. Al via sabato 21 agosto alle 21 la 17ª edizione della festa del libro di Montereggio, il paese dei librai. Franco Daniello dei Modena City Ramblers aprirà la kermesse culturale con "E alla meta arriviamo cantando" e si concluderà domenica 29 agosto alle 21 con l'inviata di Striscia la Notizia, autrice di L'Araba Felice, Rajé Bezaz. Vari saranno i protagonisti, inoltre saranno presenti numerose bancarelle con ogni tipologia e genere di libro, dai più rari e antichi fino ai più corosi, curiosi e contemporanei. Quest'anno il premio Librarian Jacopo da Fivizzano, in programma venerdì 20 agosto a Fivizzano in piazza Medicea, si legherà a Cuba grazie al gemellaggio con Vigia, la più antica casa editrice al mondo che realizza libri a mano. Con la presenza di Carmen Oria Valdés, giornalista cubana, critico d'arte e corrispondente in Italia del Canal Caribe, si parlerà delle sinergie che ci sono fra il mondo della stampa cubana e quello dello stampatore Jacopo da Fivizzano. Si parlerà anche dei lunigianesi fratelli Maucci, che emigrarono alla fine del 1800 in Argentina per impiantare un fiorente commercio di libri. A rappresentare questo legame ed a ricevere il premio Librarian Jacopo da Fivizzano saranno quest'anno gli artisti Michael Fons, danzatore cubano noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo Ballando con le Stelle, Monica Marziota Valdés, cantante cubana, e Jesus Lantermo, chitarrista e cantante argentino.
Giovedì 19 agosto si terrà a San Terenzo Bardine il 77° anniversario della commemorazione degli eccidi. Partirà alle 9.45 con un omaggio alla lapide del ponte del Bardine con la deposizione della corona. Il 24 agosto la commemorazione si terrà a Vinca con inizio alle 9. Vediamo insieme adesso che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per mercoledì 18 agosto. Nuvolosità variabile, temperature in calo, venti moderati e mare mosso. Giovedì 19 agosto. Cielo prevalentemente sereno, temperature in aumento, venti moderati e mare mosso. Giorni successivi, tempo stabile e soleggiato, temperature in aumento, venti moderati e mare poco mosso. Per maggiori informazioni visitare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! Grazie per averci seguito. Il telegiornale per questa sera termina qui. Buona serata a tutti voi e appuntamento alle prossime edizioni.